Benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente vi darò l'annuncio della prima parte del progetto che sto covando da un paio di mesi. Da oggi è live il mio sito internet. Ho deciso di creare un sito internet perché, avendo due piattaforme, YouTube e Instagram, alcuni contenuti vengono pubblicati da una parte e altri dall'altra. E questo comportava il fatto che molti di voi mi scrivessero: sì, dove trovo questo, dove trovo quell'altro? E per tanto tempo, fino adesso, per rispondere andavo alla ricerca del video in cui parlavo di un determinato argomento, oppure che sapevo che conteneva quella ricetta, perché bene o male io i miei video me li ricordo quasi tutti, e linkavo il video alla persona. Come potete immaginare, uno, non riuscivo a rispondere a tutti, e due, anche per me era molto time consuming. Quindi ho deciso di creare questo sito internet che essenzialmente è un contenitore di tutti i miei contenuti. Ovviamente l'ho appena aperto e non contiene tutto, sto cercando di implementarlo. Anzi, se volete che io inserisca qualche contenuto che ancora non ho inserito, fatemelo sapere che provvederò. La grafica e l'accesso alle pagine è molto semplice e facile. Ho una pagina dedicata alle ricette, sia dolci che salate, e ogni ricetta ha un'introduzione. Cioè, vi racconto un po' come ho ideato questa ricetta e la motivazione dietro questo piatto. Poi c'è una foto e poi ci sono gli ingredienti. Sotto poi c'è il link alla video ricetta, che può essere un video su YouTube o un video su Instagram. Questo format mi permette anche di inserire i link agli ingredienti che uso. Quindi, se volete riproporre il mio Giga Pancake, basta che andate lì, trovate tutta la lista degli ingredienti. Cliccando sugli ingredienti andate direttamente al sito dove io vi consiglio di acquistarli se non ce li avete nella vostra dispensa. E una volta che avete tutti gli ingredienti potete accedere al video e riproporre la ricetta. Spero che questo riesca a facilitarvi un pochino la ricerca delle mie ricette, o che vi dia ispirazione una volta che state surfando la mia pagina. Poi c'è una parte dedicata al blog, quindi degli articoli. Ho molto ponderato su cosa scrivere in questi articoli, se creare dei contenuti totalmente nuovi che non riuscite a trovare né sul mio Instagram né sul mio canale YouTube, ma ho pensato di dedicare questa sezione alla parte più profonda che cerco di esprimere nei miei video. Quindi sarà un breve sunto di ciò che poi esploro nel video. Per ora trovate soltanto un articolo sui miei allenamenti, dove appunto do attenzione principalmente al messaggio che con quel video voglio far passare. Cercherò di stare al passo e di mettermi al passo magari con contenuti vecchi che voglio che rimangano bene impressi nero su bianco, però questa è una parte molto elaborata e molto più difficile, quindi con calma mi metterò al passo. Queste sono le pagine principali che trovate nella barra del menu in alto. Ovviamente non ho parlato di una pagina che è Allenati, perché quella è la seconda parte del mio progetto per quest'anno, che uscirà fra un paio di mesi. Vi dico, prima del Rimini Wellness, e a Rimini Wellness succederà qualcosa. Queste sono piccole anticipazioni, non voglio dirvi altro perché deve essere una sorpresa per tutti. Potete trovare qualche indizio di ciò che sarà appunto nella pagina e potete provare a indovinare, ma secondo me vi stupirò alquanto. Poi dalla home, scorrendo in basso, ci sono delle icone. Queste icone portano a diverse sezioni che io ho chiamato sottopagine, cioè non volevo renderle delle proprio pagine da mettere nel menu, ma sono dei contenuti che ho voluto inserire da cui si può accedere soltanto dalla pagina principale. Quindi ripartono con la pagina di Allenati, le ricette, perché quelle sono un po' il focus, soprattutto la pagina Allenati. E poi c'è un'icona che vi porta al mio canale YouTube, dove essenzialmente è la mia vita. Poi ho creato una pagina dedicata alle serie TV. Voi sapete che sono una fan sfegatata delle serie TV. Io non guardo la televisione, guardo tutte le serie TV su Netflix o Sky. E quindi, siccome so che voi condividete con me questa passione, ho creato una pagina dove vi listo tutte le serie TV che secondo me bisogna guardare almeno una volta nella vita. Ne abbiamo spesso parlato nelle storie su Instagram, quindi ho deciso di creare una pagina dedicata, così che sapete dove andare a cercare le mie serie TV preferite. Poi ho fatto una pagina dedicata agli sconti. Al momento vi posso soltanto dare sconti per Bulk Powders
Epilate e New Entry Waterbeat Society, il centro dove vado a fare idrospinning. Come per Epilate hanno scoperto che sono un influencer e quindi abbiamo deciso di creare una collaborazione e creare un codice sconto per voi. Tutti i link, tutte le pagine, tutte le cose sono cliccabili, il sito è accessibile sia da computer che da mobile. In una parte del sito in basso vi potete iscrivere alla newsletter. Tranquilli, le newsletter le dovrei scrivere io, ma ammetto che sarà molto difficile che io riesca a scrivere una newsletter. Sicuramente vi manderò una mail il giorno in cui lancerò la seconda parte del mio progetto e quella probabilmente sarà l'unica volta in cui vi romperò le balle. Quindi sentitevi liberi di iscrivervi e non perdervi nessun aggiornamento. La creazione di questo sito, so che può sembrare una cosa banale, ce l'hanno tutti un sito, però io ne vado particolarmente fiera, perché l'ho creato tutto io. Praticamente un mio amico mi ha comprato WordPress, me l'ha consegnato in mano e io, senza sapere nulla di come si utilizzi WordPress, ho iniziato a lavorarci. All'inizio ero lentissima e non capivo la maggior parte delle cose. Siccome mentre modifichi il sito puoi vedere in anteprima reale le modifiche che stai effettuando, io continuavo a fare avanti e indietro per vedere cosa stavo combinando. Ad esempio, cambiavo qualcosa, andavo a vedere e magari tipo le immagini mi coprivano mezzo sito. È stato difficile, molto divertente. Se ripenso i primi giorni non sapevo nemmeno barcamenarmi e ora, dopo un mese e mezzo di lavoro, sono molto migliorata, ho appreso organicamente e spesso mi chiedete come ho imparato a modificare video, filmare eccetera. Così, ho preso l'applicazione in mano, Final Cut, e ho incominciato a smanettare, smanettando, sbattendoci la testa, andando a vedere i tutorial su internet, su YouTube, che ormai si trova di tutto, capivo come fare. E lo stesso è accaduto con la creazione del sito. Quindi, se non funziona bene, se c'è qualcosa che mi volete consigliare di cambiare, magari compare un'immagine troppo grande, magari si blocca, magari vi apre la pagina in un'altra pagina e quindi vi dà noia, fatemelo sapere, perché così cercherò di sistemarlo e capire cosa non sta funzionando. Quindi assolutamente datemi il vostro feedback, fatemi sapere se vi piace il sito, se lo trovate funzionale. Basta, io spero che questa idea di creare un contenitore di tutti i miei contenuti vi faciliti un po' l'accesso ai miei contenuti, spero che vi sia utile, spero che il sito vi piaccia e spero che siate eccitati come lo sono io per il progetto che vi svelerò fra 2 mesi. E basta, sappiate che tutto questo lo sto facendo per voi e vabbè, voi avete fatto tantissime cose per me, quindi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao! Ovviamente, testolina pera che solo, non vi ho parlato di una cosa fondamentale e molto importante, che è il logo. Mi sono affidata a un visual designer per creare questo logo. Essenzialmente sono 2 elementi, la luna e la fenice. La luna, per ovvi motivi, per Luna, che è stata parte del mio percorso, è parte di tutto quello che sono e mi ha aiutato tantissimo nella vita in generale. La fenice come simbolo di rinascita, e siamo riusciti a mettere insieme questi 2 simboli in un logo che personalmente adoro. Mi piace tantissimo, sono strafelice del risultato. È stato un lungo processo e spero che apprezziate il messaggio dietro questo logo. Basta, ora penso di aver detto tutto per davvero.